mandare immediatamente le fotografie delle tue opere, le relative autentiche, e aggiungi un prezzo minimo, il prezzo di riserva che vuoi realizzare, a info@arteinvestimenti.it. Noi stiamo preparando una serie di manifestazioni, aste, vendite televisive, che ci permetteranno di realizzare al meglio la tua collezione, al meglio e nei tempi più brevi. Te lo dico con gioia, approfittane, ne sarai ben soddisfatto. Cari amici, va ora in onda Proposte di investimento, a cura di Francesco Boni, che vi consiglierà le opere più preziose, sia per la vostra collezione che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Carissimi amici, buona serata. Buona serata, vi abbiamo preparato una trasmissione piacevolissima, molto ricca, con degli artisti giovani, devo dire, giovani per modo di dire, perché cominceremo con Angelo Dozio, che è un pochino più anziano di me, però è sicuramente uno di quegli artisti che sta volando verso la celebrità. Poi avremo invece degli artisti giovani e qualche opera classica straordinaria. Ma come sempre il mio desiderio è quello di dialogare con voi, quindi chiamatemi, fatemi mille domande, proponetemi quesiti su quello che accade nel mondo dell'arte contemporanea, quindi parliamo. La trasmissione più riusciamo ad interagire, più diventerà interessante e piacevole. Questa sera ho Gabriele immerso nei conti, quindi c'è Clea che sarà al mio fianco. Anzi, Clea, benvenuta, eccola qui. Buonasera Franco, buonasera a tutti gli amici. Buonasera a te Clea, mi raccomando, dobbiamo parlare molto stasera, quindi tutte le domande che riceverai, te le giro tutte. Girami tutte le domande, tutte le curiosità dei nostri amici, dobbiamo parlare dei massimi sistemi dell'arte. Che Nanni Pieri ha presentato il suo libro su Raffaello, che noi abbiamo avuto la fortuna di presentare in anteprima. Noi di Nanni Pieri abbiamo presentato i capolavori cubati, e il libro su Raffaello, e che ieri, mi sembra ieri o l'altro ieri, l'ha presentato addirittura alla Camera dei Deputati. Quindi noi anticipiamo dei grandi eventi. Da questo siamo punto di vista credo che siamo unici, soprattutto sull'informazione giovane. Nanni Pieri è uno di quei critici, uno di quegli storici dell'arte che adesso stanno diventando giorno per giorno più popolari. Ve l'ho detto da sempre, da diversi anni ormai. Io ho avuto la fortuna di frequentare i grandi critici della generazione precedente la mia e della mia generazione. Adesso desidero frequentare gli storici critici giovani, ma lo faccio per tutto per me, perché naturalmente è dai giovani che vengono le nuove idee, è dai giovani che vengono i nuovi fermenti. Se vado a parlare con gli storici dell'arte della mia età, sono più o meno, sì, anche loro si interessano al nuovo,
ma ormai si sono storicizzati, no? Quindi ormai hanno le loro convinzioni, le loro asserzioni, che, e invece l'interesse del nuovo e l'interessante del nuovo è il fatto che tante asserzioni della mia generazione oggi non dico che vengono smentite, ma perlomeno riviste, revisionate. E poi ci sono tutti quei problemi su autografo autentico, ci sono tutti quei problemi sulla responsabilità degli archivi, eccetera, che vanno rinnovati. La famosa legge del 72 va rivista in una chiave più attuale, in una chiave molto più moderna, che difenda l'artista e difenda il collezionista, perché come siamo combinati adesso, non si difende né l'artista né il collezionista. E quindi questo è un problema importante da risolvere. Lo so che i miei colleghi commercianti, quando sollevo questo problema, gli dà fastidio. Vero, Clea? Quando sollevo questo problema, subito i miei colleghi commercianti, presentatori, non lo accettano, non lo considerano un problema, secondario, addirittura inesistente, perché per loro quando c'è, quel documento dell'archivio, quel documento di autentica che li solleva di ogni responsabilità, Certo, nei certo. confronti del pubblico, nei confronti del compratore, loro si Per sentono loro c'è tutto. ipertutelati e non gliene frega niente, scusatemi l'espressione antipatica, che non si tuteli invece il compratore, perché il compratore va tutelato. Il compratore va tutelato. E un conto è il compratore che sa di comprare un'opera autentica, ma eseguita da un collaboratore, quindi di atelier. E un conto è il compratore che sa di aver comprato un'opera autentica, ma eseguita personalmente dall'artista. Sono due cose completamente diverse. All'estero, questo problema lo hanno risolto da tempo, da noi no, perché questa confusione fa comodo a tanti. E invece è una confusione che il compratore subisce e quindi va rivista, va rivisitata. Chi compra deve sapere cosa compra. E c'è questa convinzione solo italiana. Che quando il quadro è autentico sia anche autografo, ma non è così, ma non è così. E la cosa che mi dà più fastidio è che chi nega questa affermazione mente sapendo di mentire, non mente per ignoranza, non mente perché non ha studiato abbastanza. Non mente perché non ha frequentato gli studi degli artisti. La cosa che mi dà proprio ribrezzo, che mi dà fastidio, chi non accetta questa distinzione, mente sapendo di mentire. E una persona che mente sapendo di mentire, qualificatela voi, perché se la qualifico io, mi dite che sono un maleducato. Quindi qualificatela voi, non voglio qualificarla io. Dai, abbandoniamo questo argomento almeno per il momento. Poi, se voi con le vostre domande vorrete approfondire questo argomento, lo farò con gioia, come Franco, intanto ti mi ha già piace. scritto l'amico Alberto, condividendo Dimmi, questo cara. pensiero con te. Sostiene che tutta questa burocrazia rischi di allontanare l'amante Rischi di allontanare i dell'arte. collezionisti, ma Esatto. non credo. Più che burocrazia, sai che cos'è? Mancanza di chiarezza, mancanza di
trasparenza, di chiarezza. Spesso e volentieri gli archivi sono chiusi, non ti spiegano il perché, non ti dicono, adesso va di moda la formula, che il quadro presentato non ha le caratteristiche per essere inserito nell'archivio. Questa è una furbizia, perché non ti dicono che è falso, perché se è falso tu ti puoi rifare nei confronti di chi te l'ha venduto, puoi recuperare il denaro che hai speso, mentre invece con questa formula tutto resta nell'indefinito, no? Nell'indefinito. E chi ci rimette è il compratore. L'amore per l'arte va al di là di questi particolari, va al di là di queste. Poi date retta a me, comprate da persone di assoluta fiducia, e sono poche, perché purtroppo nel nostro lavoro manca la qualificazione professionale per la quale io mi batto da quasi mezzo secolo ormai. Chiunque può fare il nostro lavoro, chiunque che ha quattro soldi può aprire una saga cinesca e proporre una galleria d'arte, chiunque si può mettere in televisione a vendere i quadri. Io mi batto per quello che c'è in Francia, per quello che c'è in altri paesi del mondo, dico, per una qualificazione professionale, un riconoscimento professionale, cioè se giustamente per fare il medico ne devi essere laureato, specializzato, iscritto all'albo, eccetera, eccetera, per fare l'avvocato altrettanto, non vedo perché per fare il nostro mestiere non ci debba essere una qualificazione professionale. Questo è un altro degli argomenti per i quali mi batto, ma sono inascoltato da 50 anni. E questo è amore per l'arte, perché la professionalità di chi la diffonde, la professionalità di chi la vende è garanzia nei confronti del compratore, cosa che oggi non ha. E poi la professionalità anche negli archivi, perché con il patto della legge Pieraccini ti dice che l'ultimo giudizio spetta agli eredi, ma un erede può essere competente o non competente. Lo stesso discorso che ho fatto fino a questo momento. Non è detto che l'erede, perché il figlio di, sia competente in questo campo. E poi non è meno detto che l'erede sia una persona responsabile. Perché il fatto di essere l'erede di un grande artista non ti dà né una qualificazione professionale, né tantomeno una conoscenza dell'opera dell'artista approfondita, perché ci sono alcuni figli miei che seguono quello che faccio, vedi Gabriele, altri che fanno tutt'altra professione, e questo capiterà anche agli artisti. E poi c'è da verificare anche la rettitudine dell'erede, perché non è detto che perché io sono l'erede di mio padre e della mia famiglia io sia una persona per bene. Non è mica, e tu dai un potere assoluto ad una persona che magari cade in tentazione, e che cosa succede? Capite? Quindi i problemi sono tanti e vanno sviscerati, perché oggi 2020 ci sono degli archivi fatti molto bene, non bene, molto bene, da persone competenti, da persone rette, e ce ne sono altrettanti fatti molto male. E ce n'è qualcuno che è addirittura delinquenziale. E quindi bisogna sapersi
saper navigare in questo mare. E secondo me il compratore deve essere tutelato al 100%. Secondo me, se ritornassimo alla responsabilità del venditore condivisa con l'archivio, già saremmo sulla strada giusta, ma di possibilità, di soluzioni ce ne sono tante. L'importante è essere coscienti del problema. Comunque non è questo il solo argomento che voglio affrontare, vero Clea? Quindi possiamo parlare di tutto e di più. Intanto vedo che la regia, grazie Clea, vedo che la regia vi sta facendo vedere il set. E abbiamo cominciato con delle opere di Angelo Dozio. Mamma mia, che cosa sono queste opere di Fabrizio Tedeschi? Mamma mia, che cosa sta succedendo su questi artisti? Ma cosa sono di straordinario, cosa sono di incredibile queste opere di Fabrizio Tedeschi? Poi c'è una rievocazione di un artista geometrizzante molto caro a Gillo Dorfer. Guarda che bello, questo è un Hermann Nietzsche di quelli saporiti, di quelli gustosi, un brindisi vero, il che è una rarità, delle opere straordinarie di Andrea Raccagni, una più bella dell'altra e una più significativa dell'altra, e poi concludiamo con le opere di grande attualità, questo TV Boy che ci presenta un Botticelli pop, e poi ci presenta la mitica, ormai è diventata mitica, Banana di Cattelan, questo rapporto tra arte e comunicazione che oggi è diventato importantissimo, direi addirittura basilare, no? Ci sono degli artisti che basano proprio la loro popolarità più che sulla novità artistica, più che sulla concettualità dell'espressione d'arte che la loro opera propone, si basano di più sulla capacità di comunicazione, sulla sorpresa, sul concetto di sul concetto proprio di sorprendere, stupire le masse e creare un mito, un po' quello che sta facendo anche il mio amico Vittorio Sgarbi in Parlamento. Quello che è accaduto ieri, secondo me è un fatto voluto, conoscendo Vittorio, secondo me è un fatto voluto ed è una provocazione, cioè far vedere, al far notizia, far vedere alle masse quello che è un comportamento insolito per un personaggio, per un deputato, e che denuncia tutto un sistema di comunicazione. E questo accade anche nell'arte ed è estremamente importante. Guardate il fenomeno Banksy. Voglio sentire uno storico dell'arte che mi venga a dire che Banksy è un grande pittore. Ma Banksy è sicuramente uno straordinario comunicatore, questo non ci piove nella maniera più assoluta, e su questo straordinario comunicatore si crea poi un mito che fa sì che l'opera di Banksy diventi importante dal punto di vista storico e dal punto di vista economico. Quindi oggi è fondamentale capire, oltre al valore dell'opera d'arte, come l'artista o come coloro che sono accanto all'artista e sostengono economicamente l'artista stesso, capire
quali sono tra questi personaggi quelli capaci di rendere universale il messaggio dell'artista, popolarizzare il messaggio dell'artista, renderlo visibile sui media di tutto il mondo e di conseguenza creare un mercato di elite importante nei confronti di quell'immagine, nei confronti di quel nome. Devo dire che nel mondo dell'arte questo sistema vive da tempo, non vive. Prima c'erano i grandi mecenati che concedevano all'artista lo spazio per esercitare la loro arte. Poi ci sono stati, a partire dall'impressionismo in poi, i grandi mercanti, i grandi operatori finanziari che hanno agito in parallelo a quello che era stata a quello che è stata l'attività degli artisti. Picasso è Picasso, voi sapete, io non lo discuto, lo considero quello che è. Un genio intoccabile nella storia dell'arte, ma se non avesse avuto Can Weiler accanto, sicuramente Picasso non avrebbe la visibilità, la notorietà e il prezzo di oggi. Se De Chirico avesse accettato di collaborare con Can Weiler, come fece Picasso, oggi De Chirico costerebbe quanto Picasso. E sarebbe famoso quanto Picasso. Questo non ci piove. Naturalmente, l'attività della Peggy Guggenheim nella seconda metà del XX secolo, la visibilità che ha dato la Peggy Guggenheim a determinati artisti americani e non, è stata fondamentale per la creazione del mercato di questi artisti. E se noi oggi, oltre ad essere collezionisti, vogliamo essere investitori, dobbiamo fare attenzione a quello che sta accanto agli artisti nuovi. Nuovo può essere anche un artista di 80 anni, di 90 anni, che magari ha avuto una straordinaria idea, è partito da una idea clamorosa 50 anni fa, 60 anni fa, e nessuno l'ha mai, messa a disposizione del pubblico. Quindi, delle volte, ci sono degli artisti, anziani, che vengono largamente riscoperti, proprio in funzione del loro passato, in funzione delle loro creazioni e resi visibili quando sono rimasti invisibili per tanti anni. E questo è il caso di Angelo Dozio. Questo è il caso di Angelo Dozio, l'artista con il quale mi piace aprire la trasmissione di questa sera. Vedete, amici, la trasmissione di questa sera mi porta indietro nel tempo. Io dicevo che questo era un genio, quando i grandi mercanti di allora, io ero giovanissimo, io quando ho conosciuto Schifano avevo 15 anni, quindi ero un ragazzo. Bene, se parlavo di Schifano con mio padre, se parlavo di Schifano con i fratelli Russo, nel 59, 60, poi anche loro 40 anni dopo, 30 anni dopo, no, 30 anni dopo, più o meno, sì, circa 30 anni dopo, anche loro faranno le mostre di Schifano. Ma quando proponevo queste novità, io ragazzino, ai fratelli Russo o ai grandi mercanti di allora, li guardavano con diffidenza, anche se Schifano ha conquistato un grosso mercato
immediatamente. Io ero quello che sono stato colui che ha portato in televisione i Burri, i Fontana, i Cunellis, ma questo negli anni Ottanta, i Castellani, i Bonalumi, i Boetti, ma questo negli anni Ottanta, quando questi pittori avevano un mercato elitario, non erano popolari come adesso. E non perché io fossi un genio o una persona capace di prevedere il futuro, ma perché vedevo quello che accadeva a livello museale, quello che accadeva a livello critico, e quali erano gli operatori finanziari, i grandi mercanti, che raccoglievano le opere di questi artisti, li portavano in giro per il mondo e inevitabilmente sarebbero diventati il fulcro del mercato degli anni a venire. Quando visiti una biennale, quando vai al Guggenheim, quando vai al MoMA, devi capire quali sono i movimenti culturali che saranno predominanti in futuro. E devi capire quelle che sono le grandi riscoperte della critica in un determinato momento della storia. Sono felice che la regia vi stia proponendo questa immagine. Sono letteralmente felice che la regia vi stia proponendo questa immagine. Anzi, se puoi allargare un pochino, Raffaella, facciamo vedere anche il numero uno. Facciamo vedere anche il numero uno di Angelo Dozio, per capire da dove parte Dozio nel 67 e dove arriva Dozio nel 2000, nel 2015, nel 2018. Dozio ha poco più dell'età mia. Dozio nasce culturalmente nell'ambiente milanese. Lui era giovanissimo, come ero giovane io, quando frequentava il Caffè Giamaica con i vari Crippa, Dova, Fontana, Dadamaino, che vi posso dire, Castellani, eccetera. E poi frequenterà anche la generazione più giovane, che oggi non è popolare, non è conosciuta, come tutti gli artisti del gruppo del Cenacolo, legati a Vermi soprattutto, che oggi sì, gli specialisti conoscono molto bene, e che andrebbero assolutamente recuperati tutti questi artisti sul piano della visibilità nei confronti del pubblico. Bene, Dozio nasce in quel clima, e vedete il quadro numero uno, quello che avete visto in fondo alla parete, eccolo lì, questa è un'opera del 1967. Dozio viene dalla pittura informale, come tutti i giovani, di questa generazione, ma è un appassionato di fisica, è un appassionato di fisica. Guardate che non è raro, Gianni Bertini, per farvi capire, era laureato in matematica, quindi non è raro che i grandi artisti abbiano anche degli interessi diversi dalla pittura, che poi trasformano in pittura. Dozio si è sempre interessato dei problemi della fisica e amava leggere i risultati delle ricerche di Majorana, di Fermi, quindi ha sempre amato questa materia e ha trasportato in pittura, qui in quest'opera voleva
addirittura cercare di esprimere la fonte dell'energia del volo della rondine. Quindi, ecco, vedete, qui c'è l'occhio della rondine, ma poi delle linee che vogliono rappresentare la forza motrice, l'energia che si trasforma nella capacità di volare. In pratica lui cerca di trasportare in pittura quelle che sono le ricerche della fisica sull'energia primaria, quella che nasce dal Big Bang, quella che è alla base della formazione e della creazione dell'universo. Quell'energia primaria, guardate, che poi per chi è religioso si identifica con il momento della creazione da parte di Dio. Quindi alla ricerca dell'origine, no? Dell'origine della forza che regola l'universo. E questa ricerca che Dozio inizia proprio con queste opere, questa è un'opera straordinaria, questa è un'opera assolutamente clamorosa del 1967, e a me fa un piacere enorme presentarvi oggi questi artisti, perché mi ricordano quando nell'83, 84, 85 vi presentavo per le prime volte un Cretto di Burri, un Taglio di Fontana, una Cromo di Manzoni, una composizione di Boetti, le opere di Cunellis, e allora costavano nulla. E allora costavano cifre più basse dei pittori di moda allora. Vedi Cantatore, Cassinari, Morlotti e tanti tanti altri ottimi pittori che allora costavano cifre e avevano un mercato infinitamente superiore ai nomi che vi ho fatto. Io sono quello che vi ha fatto comprare Tombley, che oggi andate da Gagosian, e un quadretto così lo pagate 10 milioni di dollari. Io ve l'ho fatto comprare a 5 milioni delle vecchie lire, ma non perché fossi un genio, ma perché vedevo cosa accadeva in quel mondo. Io sono quello che ti ha fatto comprare Rauschenberg a piccoli prezzi. Ma sempre perché ho sempre seguito i grandi storici dell'arte, i grandi critici, i grandi eventi dell'arte a livello museale internazionale. Quindi non è prevedere, è studiare, capire, leggere delle grandi novità intellettuali e chi è accanto a quell'artista che propone le grandi novità intellettuali e che poi inevitabilmente diventa un fenomeno di mercato. Ritorniamo a Dozio, perché siamo di fronte ad uno dei fenomeni più clamorosi della contemporaneità. Siamo partiti da quella rondine straordinaria del 1967. E da quel momento in poi Dozio è alla ricerca di quell'energia primaria di cui vi parlavo poc'anzi, quindi dell'energia sprigionata dall'atto della creazione. E lui la riporta su tela, ispirato dal volo della rondine, nel 67-68 in questa maniera. Poi la ricerca di Dozio continua. Dalle rondini del 67 si passerà agli orizzonti, alle tangenziali, ai labirinti, quindi tutta una serie di ricerche di evoluzione della comprensione dello sviluppo della fisica, fino e qui è il fulcro della invenzione di Dozio, fino all'identificazione del neutrino.
al mitico neutrino sono dedicati i quattro quadri che ho scelto per voi stasera. Avete visto da dove è partito Dozio? Dozio, continuando la logica di quella ricerca rappresentativa, arriva al neutrino, che non è un fatto optical, alla Vasarely, a Alberto Biasi, eccetera. No, è la rappresentazione di una realtà fisica teorizzata in primis da Majorana, poi Enrico Fermi nel 47-48 la conferma quando era a Chicago, ma l'esistenza fisica del neutrino è stata dimostrata dagli studi del CERN di 5 anni fa. Capite? E che cos'è il neutrino? Il neutrino è una parte infinitesimale dell'atomo che viaggia dal momento del Big Bang iniziale nell'universo in espansione e che costruisce la nuova materia nell'universo e ha una possibilità incredibile. Noi in questo momento la mia corporeità è investita da miliardi di neutrini che hanno la capacità di attraversare i corpi solidi. Quindi attraversano i pianeti, attraversano qualsiasi corpo solido. La Biennale di Venezia ha voluto Dozio nel 2017. Gli ha dedicato un libro fantastico. La Galleria Nazionale d'Arte Moderna ha voluto Dozio nel 2018. Gli ha regalato un libro incredibile. La prossima Biennale di Venezia, ve lo anticipo, rivedrà Dozio in maniera clamorosa. Perché? Perché Dozio, in questo momento è saccheggiato dai più grandi operatori finanziari, dai più grandi mercanti del mondo. Dozio è il prossimo fenomeno Fontana. È il prossimo fenomeno Fontana. Io questa sera ho voluto cominciare la trasmissione proprio da Dozio, perché non ho più i quadri. Gabriele li ha messi a vostra disposizione a prezzi piccolissimi e naturalmente alcuni quadri di Dozio non li venderò mai, li voglio tenere per i miei figli, perché so perfettamente cosa significherà Dozio nei prossimi 10 anni di mercato. Qui avete 5 opere, qui io mi emoziono perché è come se ritornassimo a quando esordì in televisione nell'82, 83, 84, quando avevo la possibilità di proporvi degli artisti clamorosi, vedi Manzoni, quante ovatte di Manzoni ho cercato di farvi comprare a 7 milioni, a 8 milioni delle vecchie lire e oggi ve le rivendete a 800 mila euro. Quanto ho dovuto parlare, per farvi accettare, il taglio di Fontana. E oggi, allora li pagavate 10 milioni, 12 milioni, 20 milioni, 50 milioni le opere colossali, oggi costano 30 milioni di euro le opere colossali, le fine di Dio. Con Dozio siete davanti ad un fenomeno di questo livello. È un recupero voluto dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e dalla Biennale di Venezia e Dozio sta diventando il punto di riferimento del mercato dei prossimi 10 anni. Avete 5 opere a disposizione.
una rondine del 67 storica pazzesca e quattro neutrini incredibili. Se avete l'intelligenza, scusatemi, poi mi dicono che sono aggressivo, ma non avete comprato il taglio di Fontana a pochi milioni delle vecchie lire e oggi lo possono comprare solamente i milionari. La stessa cosa vi capiterà con le cinque opere che state leggendo in questo momento. Io vorrei che tra voi ci fossero cinque illuminati, dalla grazia divina, cinque persone che hanno seguito e capito il mio discorso. Il 2020, l'anno che stiamo vivendo, non ci fosse stata la pandemia, sarebbe stato l'anno dell'esplosione di Dozio dal punto di vista commerciale. Sarà il prossimo inverno, sarà il 2021. Ma avete ancora l'opportunità, datemi retta. Queste opere le pagate nulla, queste opere le pagate zero. Avete l'opportunità di mettere in casa, insieme ai Tapies, insieme ai Pollock, insieme ai Rothko, ai De Kooning, ai Fontana, ai Burri, avete l'opportunità di mettervi in casa l'opera di un artista che inevitabilmente diventa un gigante della storia dell'arte. E avete l'opportunità di mettervi in casa queste opere a un prezzo ridicolo. Approfittatene. Io spero che siate già tutti al telefono con Clea. Spero che state già scegliendo l'opera da mettere in casa vostra. Lì ci sono, c'è quella rondine 80% letteralmente meravigliosa, letteralmente straordinaria, poi ci sono quattro neutrini, che chi li compra è un illuminato. Chi comprerà i quattro neutrini, il numero 2 è un 80x80, così come il numero 5, il 3 e il 4 sono dei 50x50. Non avete comprato le opere più belle di Castellani e oggi le pagate milioni. Non avete comprato i Critti di Burri e oggi li pagate milioni. Non avete comprato i Tagli di Fontana e oggi li pagate milioni. Una volta nella vita fate la scelta giusta nel momento giusto. Mettete queste opere accanto ai quadri che avete comprato a centinaia di migliaia di euro. Darete il posto che oggi occupano quei quadri che avete pagato centinaia di migliaia di euro, lo darete a queste opere e il 50x50 che state vedendo, oggi lo pagate 2.500 euro. Io vi faccio vedere come con una piccola cifra vi mettete in casa un'opera d'arte che resta incancellabile nella storia dell'arte e diventa un patrimonio culturale ed economico prezioso. Prezioso! Guardate, non vado avanti, queste cinque opere, devo trovare cinque persone intelligenti.
cinque persone che abbiano l'illuminazione, che capiscano cosa significa oggi comprare un artista clamorosamente vincente e portatore di un discorso unico nella storia dell'arte. Non c'è un artista che abbia preceduto o seguito Dozio su questa strada. Ed è fondamentale quanto conta lo studio della fisica nella costruzione della società di domani. Non perdete una di queste opere. Una persona attenta, intelligente, un grande investitore, un grande collezionista, le prende tutte e cinque. Io vorrei che ognuna andasse nella collezione di un amico. Io vorrei trovare cinque amici che abbiano l'intelligenza, la sensibilità di mettersi in casa queste opere. Chiedo a Clea cosa accade. Clea, dimmi te. Purtroppo non sono in studio. Clea è impegnata al telefono, quindi non la disturbo. Purtroppo non sono in studio. Dalla pandemia ci ha allontanato dagli studi. Oggi lo potremmo fare, però la mia famiglia mi ha relegato lontano dalla pandemia. Dice che i vecchietti si devono stare attenti. E quindi sono lontano dalle opere fisicamente, ma vi giuro che vorrei toccarle, vorrei potervele portare a casa. Sono cinque clamorosi gioielli fondamentali. Datemi retta, ve l'ho dimostrato in passato. Io sono l'unico che vi ha fatto comprare 2600 opere di Boetti a due soldi, ma non un Boetti per caso, 2600 opere da 300.000 lire, quelli che oggi rivendete a 30.000 euro, e quelli che mi pagavate 10 milioni, 15 milioni delle vecchie lire, oggi me le rivendete a 2 milioni di euro. Ma che Boetti sarebbe diventato Boetti? Lo sapevano porci e cani nell'ambito specialistico, tra gli studiosi e i grandi mercanti e operatori finanziari. Tombley sarebbe diventato Tombley. Lo sapevano porci e cani nell'ambito. Franco, è stata confermata intanto l'opera numero 3, Tesla. L'opera numero 3 intanto non c'è più e faccio i complimenti a chi l'ha confermata. È l'amico Daniele che ti manda i suoi saluti anche. Grazie all'amico Daniele, grazie Clea, ma mi raccomando, dovete prenderle tutte, ce ne sono quattro ancora, perderle è una follia. Ve le pagate come volete, lo sapete, potete usare la finanziaria, ma poi costano niente. Ancora comprate un artista geniale a niente. E c'è quella rondine l'ideale è comprare la rondine e un neutrino. L'ideale per un grande collezionista è comprare la rondine del 67, che è il principio di tutto, che è il principio
della nuova era culturale raccontata dalla pittura. È il principio di tutto. E alla rondine accompagnerei un neutrino che sarà per Dozio esattamente come il taglio per Fontana. Esattamente come il taglio per Fontana. Voi oggi prendete quest'opera ad una cifra ridicola. Se usate la finanziaria, ve la pagate a rate con pochi euro al mese. E ve la pagate a rate addirittura in 5 anni. Non mettervi in casa un'opera di Dozio, sarà il più grosso rimpianto di tutti coloro che questa sera hanno la fortuna di seguire questa trasmissione. Non mettervi in casa un'opera di Dozio, ve lo giuro, sarà un rimpianto mai visto. Come tanti amici, io ogni volta che vengo a Palermo vedo un amico che è il figlio di uno dei miei clienti storici palermitani. E quando ero giovane mi comprava i quadri più belli, ha comprato De Chirico, Guttuso, Rosai, De Pisis, cioè i grandi pittori del Novecento, Campigli, eccetera, che quando ero giovane erano gli artisti che costavano. E mi ricorderò sempre che lui mi ha comprato un bellissimo Rosai che pagò intorno agli 8 milioni delle vecchie lire, che oggi potrà costare 20-25 mila euro. E io volevo che accanto a quel fontana, accanto a quel rosai, lui mettesse un tre tagli rosso di Fontana, che allora costava, me lo ricordo come adesso, 6 milioni delle vecchie lire, quindi costava meno del rosai che lui ha comprato. E il figlio mi rimprovera, mi dice: "Ah, ma papà, dovevi convincerlo, quel rosario oggi se lo vado a vendere prendo 25.000 euro. Se avesse comprato il Fontana prenderei 2 milioni di euro. Prenderei 2 milioni di euro." Prendete assolutamente le opere di Dozio. Prendete assolutamente quelle opere. E dato che so che a questo prezzo non le avremo più, insisto ancora per un attimo, perché voi non perdiate queste opere di Dozio. Ve lo dico con il cuore, ve lo dico con l'anima, ve lo dico con la partecipazione più assoluta. Questa sera vi faccio dei prezzi eccezionali, ma dovete prendere le opere vincenti. Ma dovete assolutamente far vostre a un piccolo prezzo le opere vincenti. Dai, è il momento giusto, è il momento vincente. Se hai dei dubbi, se vuoi farmi delle domande, questo è il momento. Se vuoi propormi dei quesiti, questo è il momento. Dimmelo, 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 dimmelo. Guarda che opera. C'è questo 80 per 80 che è il numero 5 delle opere di Dozio.
da non perdere per nessun motivo al mondo. Letteralmente da non perdere per nessun motivo al mondo. Dai, questa è la vostra serata. Questa è la vostra serata. Essere di fronte al teleschermo in questo momento e poter acquisire le opere di Dozio è una benedizione divina. È un segno del destino. Non perdetele, non perdetele, non perdetele. Volete degli approfondimenti, volete delle spiegazioni? Non avete che da chiedere, ma non perdete queste opere. Clea, dimmi se c'è qualche domanda. Per ora no, Franco, solo richieste, prezzi e magari di rivedere il set, mi chiedono di vederlo che Il ancora non set l'hanno lo visto. rivediamo immediatamente. Grazie. Il set lo rivediamo immediatamente, cominciando dal numero 1. Questa rondine, il cui titolo è Impariamo a volare con la mente, è prezioso, è un 80% di Angelo Dozio del 67. E poi al numero 2 ci sono quei neutrini su fondo nero, 80x80, meraviglioso. Poi il numero 3 non c'è più Tesla. E al numero 4 ci sono i neutrini primari, un 50x50 fondamentale. Questa è un'opera che finisce in uno dei grandi musei. E oggi avete la fortuna di prendere un'opera del genere a un prezzo inesistente, a un prezzo assolutamente inesistente. Poi al numero 5 il quadro che piace a me, il quadro che vorrei io in collezione. Attenzione al numero 6, attenzione al numero 6 perché è un itinerario, sono i mitici rulli di Renato Manduca, pubblicato 110x80 del 68, questa è una di quelle opere di Mambor che viene dalla mostra della Bertesca del 68 a Genova, presentata da Germano Celant. E da queste opere di Mambor nasce l'arte povera. Questi, eccoli qua, ve li posso far vedere. Queste sono cose non importanti, fondamentali nell'opera di Renato Mambor. Sono i mitici rulli, i mitici itinerari. Eccoli qua, li vedete? Questi sono quelli più grandi, i mitici rulli, anche quello che state vedendo stasera, non è pubblicato in questo libro, ma è pubblicato in altri libri. Eccolo qua, i mitici rulli di Mambo. Non hanno prezzo. Amici, quello che vi sto facendo vedere stasera è tutto il mercato di domani. Se questa trasmissione la potessimo ripetere tra 2 anni, voi vi rendereste conto di quello che sto facendo per voi stasera. Comprare un'opera di Mambor è importante,
Mambor è l'unico artista della sua generazione il cui pensiero sia di assoluta attualità ed è il primo artista da comprare oggi. Perché? Perché tra gli artisti sul mercato oggi della sua generazione, Mambor è quello il cui pensiero è legato alle necessità del mondo di oggi. Quindi inevitabilmente diventerà uno degli artisti italiani più pagati di sempre al mondo. E a me piace aggiungere, dato che l'artista italiano che raggiunge i prezzi più alti al mondo è Modigliani, e a me piace aggiungere Modigliani compreso. Un rullo di Mambor che chi lo compra è iperfortunato. Comprare un gesto quotidiano, comprare un'opera di Mambor figurativa è meraviglioso. Il rullo è il top. Il rullo è il top concettuale, intellettuale, storico. E quello è pubblicato, eh? Questa è un'opera pubblicata, questa è un'opera già storica a livello museale. E poi ci starò pochi secondi, ho l'ultima fotografia di Mambor che c'è sul mercato, che è anche la più bella, Cucire le stelle, eccola lì, Cucire le stelle, che è una delle fotografie che fa parte dei cosiddetti ambienti fotografati. Guardate com'è pubblicata quest'opera. Questo è il libro della grande mostra a Palazzo Zito a Palermo l'anno scorso. Ma è pubblicato in 5 musei, eh? L'opera fotografica di Mambor è fondamentale. Non vi dico l'investimento che fa chi ha l'intelligenza di comprare quest'opera. Mambor da follia. Mambor da follia. Mambor da follia. È del 1968, stampata nel 2013. Non perdetela, non perdetela, sarebbe una follia. Non perdetela, sarebbe una follia. Io sono l'unico in Italia che vi ha fatto comprare le fotografie di Mambor. Le fotografie di Mambor costeranno quanto i quadri. Prendila, è l'ultima. Ed è anche forse la più spettacolare. Non voglio dire la più bella, sicuramente la più spettacolare. Fondamentale al numero 7, Renato Mambor, Cucire le stelle. Poi ci sono 4 quadri di un artista che sta conquistando la Cina, sta conquistando gli Stati Uniti, sta conquistando la Russia, sta conquistando i paesi arabi. È il Boetti del XXI secolo. È letteralmente il Boetti del XXI secolo. Perché io la trasmissione di questa sera la adoro? Perché mi piacerebbe proiettarla, proiettarla tra 2 anni e vi renderete conto e vi rendereste conto di quello che vi sto facendo vedere stasera. Ve l'ho detto, mi sembra di ritornare agli esordi televisivi quando avevo la fortuna di proporvi i Twombly, i Rauschenberg, i Fontana, i Manzoni, i Burri a piccole cifre. Guarda qua,
Il numero 8, tedeschi, raffigura i totem urbani, quindi il mito, della vita di comunicazione cittadina, la divinizzazione, del concetto di, comunicazione e globalizzazione. Ecco, me lo dovete far vedere da vicino. Mi togli l'immagine fissa, mi fai vedere proprio l'opera da vicino, eccola qua. Vi rendete conto di che cos'è pittoricamente Tedeschi? Un genio, un mostro, che coniuga le esigenze del linguaggio ideale internazionale. Questo è un genio, questo è un genio. Le quattro opere che state vedendo di Tedeschi sono pubblicate sul libro che vi farò vedere la settimana prossima, che viene, perché queste quattro opere erano tutte alla mostra di Venezia alla Biennale del 2019. Tutte e quattro pubblicate su lo splendido libro che è dedicato a Tedeschi in occasione della mostra veneziana. Il numero 8 è 1 metro per 1,50 m e fatelo vedere da vicino, è emozionante. Il numero 9 e il numero 10 sono 2,80 per 80 m. E sono letteralmente grandiosi. Il numero 11 è un 100%. Tocca a voi. Non avete comprato Boetti? Comprate Tedeschi. Non c'è da esitare un attimo, c'è solamente da dire: quale prendo? C'è solamente da dire su quale opera mi soffermo. C'è soltanto da decidere quale opera mettersi in collezione. Facciamo rivedere le quattro opere di Fabrizio Tedeschi da Follia. Facciamole rivedere, sono pazzesche. Ma mi devi, Tedeschi, me lo devi leggere da vicino. Purtroppo l'immagine fissa dà un'idea molto, molto approssimativa dell'opera. Quando lo vedete dal vivo impazzite, quando lo vedete dal vivo letteralmente impazzite. Opera di Fabrizio Tedeschi da Follia. Sono quattro gioielli importantissimi. Sono quattro gemme straordinarie che avete letteralmente la gioia di acquisire a un prezzo piccolissimo. Fammi vedere anche gli altri da vicino, perché sono uno più bello dell'altro, uno più importante dell'altro, uno più significativo dell'altro. Guarda che cosa sono. Sono incredibili. Datemi retta, vedeteli a casa, sono incredibili. Poi vi voglio far vedere due opere che considero di grande interesse al numero 12, al numero 13, un artista importante, un artista raro, un artista significativo, Augusto Garau. Qui vedete due opere storiche, la prima, la numero 12, addirittura del 76,
queste superfici anomale, e la numero 13, un'opera di 10 anni dopo, ma affascinante come non mai. Augusto Garau è stato un artista, uno studioso, un artista affascinante, un artista di grandissimo valore. Voi sapete che tutta la critica ha esaltato, tutta la critica militante ha letteralmente esaltato l'opera di Augusto Garau, e tutti i critici più rappresentativi hanno scritto su questo artista. Le due opere sono estremamente interessanti e hanno un prezzo piccolo, 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 piccolo. Io stasera vi voglio regalare tutti i quadri che vedete, tutti, tutti, tutti. Vi farò dei prezzi che non ne avete la più pallida idea, cioè letteralmente vi regalo queste opere, ve le propongo a prezzi che non avete la minima idea di quanto siano piccoli. Ma dovete sapere approfittare, dovete prendere tutte le opere di Dorzio, dovete prendere tutte le opere di Tedeschi, dovete prendere immediatamente i due gioiellini di Garau, uno a 2004 e l'altro, non mi ricordo, a 1900, un'opera del genere a 1900 euro. Anzi, sapete che faccio? Clea, sei pronta? No, prima vi faccio rivedere anche. Clea, ti faccio una sorpresa. Ti Ok. faccio una sorpresa. Non so se hai comunicazioni da darmi, ma ti farò una sorpresa tra pochi istanti. Allora, Ok. abbiamo visto le due opere di Garau. Adesso vi faccio vedere un gioiello di Hermann Nitsch da Urlo. Sono le opere che lui ha fatto, sono 50 opere nel mondo, una diversa dall'altra. Tutti dipinti materici ad olio su carta, legati ai 50 straordinari, clamorosi libri sulla storia del teatro di Hermann Nitsch. Eccolo qua. Hermann Nitsch e il teatro. Ho 50 copie di questo libro. Lì vedete il contenitore, dentro c'è il libro. Sono state accompagnate da 50 dipinti, uno diverso dall'altro, di Hermann Nitsch. Ma sono le opere più importanti delle storie delle performance teatrali di Hermann Nitsch. Lui voleva che addirittura quest'opera restasse intatta, perché la considera la più colossale delle opere che lui abbia eseguito. Grandiosa. Noi invece vi vendiamo l'opera singola con il suo libro. Con il suo libro. Ma te lo regalo. Un Hermann Nitsch così, oggi lo provi da Sotheby's, da Christie's, lo paghi 8.000 euro, 9.000 euro. Prova a chiedere il prezzo a Clea, e ti rendi conto che te lo regalo. Oh, ne avevamo 10, ne è rimasto uno. Ne avevamo 10, sono stati venduti tutti, ne è rimasto uno, come è rimasta
una fotografia di Mambro, quindi siate veloci nella prenotazione. Hermann Nitsch. Poi avete visto accanto ad Hermann Nitsch quella deliziosa Venezia di Remo Brindisi. Rivediamola, un olio prezioso, autentico, dipinto da Remo Brindisi, olio su tela, 1990, 40x30, ve l'ho detto, regali, 1500 euro per questo delizioso dipinto ad olio di Remo Brindisi. E poi ho tre gioielli di Andrea Raccagni, vediamoli, il numero 16, 60x80, meraviglia, 1998, Raccagni è un mostro, guardate, tre opere polimateriche, una più bella dell'altra, e la numero 17, che è la più piccolina, è del 1958, è del 1958, quindi è un'opera da grande collezione di Raccagni. E poi c'è la numero 18, che invece è più grande, 70x34, polimaterica, ed è degli anni 80. Tre opere vincenti di questo meraviglioso artista romagnolo. E poi la grande attualità, TV Boy. Adesso è in Spagna, questo artista siciliano sta diventando famoso nel mondo, è l'artista della comunicazione per antonomasia. Questa è dedicata a quell'opera di Cattelan, ecco, rivediamo un attimo la precedente, la numero 19, dedicata a quell'opera di Cattelan, vi ricordate la famosa banana venduta per... non mi ricordo tanti, quel grande successo, eccetera. Questo è un pezzo unico di TV Boy, ma i pezzi unici di TV Boy oggi costano cifre da paura. Questo è dedicato alla famosa banana di Cattelan ed è 107x79. E poi c'è l'altra opera che a me piace da morire, questa rivisitazione in stile Dolce Gabbana della mitica Venere di Botticelli, pezzo unico di TV Boy, questo è un pochino più piccolo, 76x54. Franco, nel frattempo hanno confermato la numero 4 di Dozio. L'altro neutrino di Dozio, complimenti, esatto. Altra opera preziosa. Ma le dovete confermare tutte. Abbiamo le due opere preziose, straordinarie di TV Boy. Bene, amici, io ho finito. Ora cominciano i regali. Tutte le opere che avete visto, io non vi faccio un prezzo stasera. Letteralmente le metto a vostra disposizione a prezzi assurdi, le regalo. Io questa sera vi ho presentato 20 gioielli, non ne deve rimanere uno. Fate le vostre proposte, fate le vostre offerte, ma fate velocissimi. Questa non c'è più, la numero 4, no, questa c'è, scusatemi, la numero 3 e la numero 4 non ci sono, questa è la numero 2, c'è, poi c'è la numero 5,
Poi ci sono le due opere di Bambor, l'itinerario strepitoso e la fotografia, Cucire le stelle. Poi ci sono quattro opere di Fabrizio Tedeschi da Urlo, tutte e quattro pubblicate sul libro della Mostra Veneziana. Le due opere di Augusto Garau, l'Hermann Nietzsche, buttatevi su quel gioiello di Hermann Nietzsche dedicato al teatro di Hermann Nietzsche, proprio le due opere di Garau, le due opere, una più bella dell'altra, di Augusto Garau, le tre superbe opere di Andrea Raccagni e i due gioielli, che carino, un brindisi vero, qui vi ho detto il prezzo, 1500 euro, una follia, e i tre gioielli di Raccagni, questo addirittura del 58, non aspettate che Raccagni faccia la fine di Moreni, non aspettate che Raccagni costi quanto costa oggi Moreni. Gillo Dorfles adorava Augusto Garau, adorava Andrea Raccagni. Non perdete le opere vincenti. E poi qui non se ne parla proprio, questo è un mostro della comunicazione contemporanea. E i pezzi unici di TV Boy, chi non li compra? Io l'ho fatti comprare a mio nipote, proprio per investimento. Per investimento li faccio comprare ai miei parenti più stretti. Questo è un genio della comunicazione internazionale, esattamente come Bansky. Lo paghi ancora una cifra modesta, e hai i pezzi unici, non i multipli. E hai i pezzi unici, non i multipli. Questa sera faccio l'ira di Dio. Telefonate, fate le vostre offerte, ditemi quello che volete pagare per un'opera. Facciamo l'ira di Dio, dai. Abbiamo ancora più di un'ora di tempo. Rivediamo tutto, fatemi mille domande, proponetemi mille quesiti, ma quello che vi sto dando la possibilità di comprare stasera, non ne avete idea, non ne avete idea. Io voglio ritornare su quella rondine di Dozio. I due pezzi unici di TV Boy li considero già confermati, perché primo, ve li regalo. Ho un pezzo unico di TV Boy così, oggi costa 6.000-7.000 euro. Io ve li do a nulla. Io ve li do a nulla. Io letteralmente ve li do a nulla. E poi torniamo lì dove siamo partiti, da quelle opere da sogno di Angelo Dozio. Impariamo a volare con la mente, 1967, opere così, ma poi i due neutrini 50x50, il 3 e il 4 non ci sono più, ci sono ancora il 2 e il 5, ma lo dico agli amici più cari, o mi chiamate subito, io ve li regalo stasera i grandi quadri, ma Dozio, ve l'ho spiegato proprio all'inizio della trasmissione, è fondamentale, è la trasposizione della fisica in pittura, delle scoperte della fisica in pittura. Dozio diventa un fenomeno internazionale e questi neutrini fanno, guarda che quando ti dico una cosa poi si verifica,
Questi neutrini fanno la fine dei tagli di Fontana. Questa serata chi è davanti al televisore se la ricorderà per tutta la vita, perché dirà quella sera quelle opere le dovevo comprare tutte io. Vi ho spiegato quello che sta accadendo dopo la Biennale di Venezia, dopo la mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, quelli che sono gli investimenti culturali ed economici che operatori finanziari fondamentali stanno facendo su Dozio. Dozio è in mano a personaggi che lo fanno diventare più prezioso quanto Burri, prezioso quanto Fontana. Vi prenderei, guardate, voi non avete idea di quello che farei, ma perdere queste opere significa fare la stessa figura di quando non avete voluto comprare gli acromi di Manzoni a 5, a 8, a 10 milioni delle vecchie lire. Mi sembra di ritornare alle trasmissioni televisive degli anni 80, quando non vi compravate Cassinari a 15 milioni e non vi compravate un acromo di Manzoni a 8, 9 milioni delle vecchie lire. Questa è la verità che non v'entra nella testa, e questa sera sulle opere di Dozio state commettendo lo stesso macroscopico errore. E ve lo dicono le Biennali di Venezia, e ve lo dice la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, ve lo dicono tutti i critici giovani, quelli che fanno, quelli di 50 anni, di 40 anni, che costruiscono i musei di domani, e voi state lì come dei mammalucchi, aspettando che cosa? Mi dia 14 ore. Avete la fortuna di poter prendere le opere vincenti di un artista che rappresenta l'evoluzione della creazione nei suoi quadri. C'è addirittura l'energia fisica del Big Ben iniziale. Siete di fronte ad un artista clamorosamente vincente. Guardate i libri, la Biennale di Venezia, cioè, mi fate rabbia. C'è quella rondine del 67, la numero uno, che quando la vedrete da Sotheby's, da Christie's, a cifre che se ve le dico oggi mi dite che sono esagerato, quando vedrete un'opera così del 67 di Dozio, l'anno d'oro, l'anno dell'inizio della trasposizione di Dozio dall'informale alla ricerca delle fonti dell'energia fisica. Quindi l'anno chiave. Stasera un'opera del genere la pagate una piccola cifra. Poi correrete dietro a queste opere pagando le cifre clamorosamente crescenti. Angelo Dozio è un incancellabile nella storia della pittura dell'umanità, non nella storia della pittura italiana. E questa sera avete l'opportunità di acquisire delle opere fondamentali a cifre inesistenti. Avanti. Voglio sentire voi. Voglio sentire le vostre proposte. Ma su tutte le opere c'è un bambord degli itinerari pubblicato
che è la matrice dell'arte povera. Lo vedete al numero 6. C'è quel Cuscire le stelle che è l'opera fotografica più importante di Renato Mambo. Amici, tocca a voi. State vivendo una serata incredibile. State vivendo una serata eccezionale. Guarda che cosa sono. Quando ve l'ho detto, questa è una trasmissione che mi sta entusiasmando. Questo sarà uno dei quadri più costosi della storia del mercato dei prossimi anni. Questo. Oggi spendete centinaia di migliaia di euro per comprare da me, da noi, delle opere. Comprate Bonalumi, comprate Castellani, comprate Tapies, comprate Artung, opere di artisti che già hanno un enorme mercato internazionale. Ma quest'opera se li mangia tutti, economicamente, storicamente, culturalmente. Quello che avete davanti agli occhi stasera è impagabile, è letteralmente impagabile, e al numero 7 vedete una delle opere più pubblicate, quell'opera fotografica di Renato Mambo. Amici, sono 16 soggetti al mondo le opere fotografiche di Renato Mambo. E poi stasera avete la fortuna di vedere le quattro opere scelte di Fabrizio Tedeschi, tutte pubblicate su quel libro che è uscito oggi, che rende pubbliche le opere che sono state esposte a Venezia, a San Servolo, con la Biennale di Venezia del 2019. Guarda che cose, sono clamorose, più belle di Boetti, più belle di Boetti. Quattro opere letteralmente da urlo di Fabrizio Tedeschi. I mitici totem urbani che stanno diventando status symbol per i più ricchi collezionisti internazionali. Cinesi, americani e arabi. Andate a Dubai, nei musei, e vedete le opere di Fabrizio Tedeschi. Questo è un mito, è una leggenda, che poi è un artista di 50 anni, quindi un artista ancora giovane, straordinario. Amici, non perdete questi gioielli. Non perdete questi gioielli. La numero 8 è enorme. Tutte pubblicate, tutte pubblicate. La numero 8 100x150. La numero 9 e la numero 10 80x80. Clamorosa la numero 11 100x100. Grandiosa. Poi le due opere storiche incredibili, una del 76 e l'altra dell'86 di Augusto Garau, vediamole, due opere splendide, adorate da quello che è stato il critico del secolo Gillo Dorfles, da quello che è stato il critico d'avanguardia che ha sempre amato alla follia le opere di Augusto Garau, e questa sera vi do la possibilità di prendere due opere vincenti di questo artista a un prezzo inesistente. E poi avete la fortuna,
di potervi immergere nel mercato internazionale. Guarda quel gioiello di Hermann Nietzsche. Guarda quella gemma di Hermann Nietzsche che vedete al numero 14. Grazie regia, andiamo pure al numero 14. In regia si, eccolo qua, mamma mia che cos'è, legato, sono le 50 opere più amate da Hermann Nietzsche, sono oli su cartoncino, adorati su, da Hermann Nietzsche, uno diverso dall'altro naturalmente, vedete numerati perché ciascuno accompagna ciascuno di queste opere accompagna il libro sul teatro di Hermann Nietzsche. Quello adesso dovrebbe aprirlo perché questa è la custodia, non è nemmeno il libro, questa è la custodia del libro, se si apre c'è uno spazio dove era l'opera e poi il libro su tutte le grandi performance di Nietzsche sul teatro, quindi un pezzo di storia, e il libro è numerato come l'opera. Eccolo qua, ecco il libro che è numerato come l'opera. Amici, tocca a voi. Questa è un'opera che se vai da Hermann Nietzsche la paghi 8.000 euro da lui. Stasera la prendi a un prezzo allucinante. Poi, quella gioiellina, quella deliziosa Venezia di Remo Brindisi a un prezzo inesistente e le tre stupende opere di Andrea Raccagni, una più bella dell'altra, ma c'è la più piccola che è addirittura del 58. Adesso la nostra regia vi farà rileggere le tre opere storiche, le tre opere superbe, le tre opere straordinarie di Andrea Raccagni. Questo è un artista importante, questo è un artista di grande livello e qualità, questo è un artista che poi ritrovate ai prezzi di Moreni, questo è un artista clamorosamente vincente. Poi mi direte, avevi ragione? E quando sarà troppo tardi. E poi ci sono le due opere preziose, i due pezzi unici assolutamente preziosi di TV Boy, sui quali vi esorto a non esitare, sui quali letteralmente vi esorto a non esitare. Poi si piangono lacrime amare nei confronti delle opere che perdiamo. Allora, tocca a voi. Ora è il vostro momento, le vostre domande, le vostre offerte, la vostra partecipazione. Tocca letteralmente a voi. Clea, dimmi un pochino quello che sta succedendo. Se ci sono. Eccomi, domande. Franco. Domande dimmi, no, Clea. Nessuna. Tanti complimenti, domande per ora nessuna. Complimenti domande per nessuna. Mambor, per Tedeschi, per Dozio. Ma con i prezzi che abbiamo dovrebbero confermare tutto in un istante.
Qual è il motivo dell'esitazione? Non lo immagini. No, vabbè, un attimo di riflessione ci vuole, dai. Ma quale riflessione? Bisogna agire istintivamente. I grandi quadri li compri quando agisci con l'anima, il cuore e la mente. C'è quella rondine di Dozio del 67 che grida vendetta, che vuole essere comprata a tutti i costi. E i due grandi neutrini 80x80. Poi mi direte cosa ho combinato, poi mi direte cosa mi sono lasciato scappare. E quei totem urbani di Fabrizio Tedeschi? E quei totem urbani di Fabrizio Tedeschi? Sentiamo come sentono i grandi critici, come sentono i grandi storici dell'arte, un trasporto proprio interiore nei confronti di queste opere. Io capisco che l'immagine televisiva sia riduttiva per le opere di Fabrizio Tedeschi. Quando le vedi dal vivo impazzisci, ma se la regia vi fa dei primi piani avete un'idea di quello che è l'impegno calligrafico, l'impegno pittorico per le opere di Fabrizio Tedeschi. Guardate voi che cos'è. Guardate voi che cos'è un'opera di Fabrizio Tedeschi. Certo che comprare le grandi opere, guardate che cosa sono. Guardate che cosa sono. Voglio farvi telefonare per forza. Il primo che mi telefonerà, questo ve lo dico proprio con il cuore, ve lo dico con l'anima, vi ho fatto rivedere tutte le opere. Vi ho fatto rivedere tutte le opere. Adesso voglio farvi vivere un minuto di follia, un minuto di follia. Clea, stai pronta? Perché adesso viviamo un minuto di follia. Guardate che meraviglia. Ora, il primo tra di voi che mi telefonerà indicandomi una delle opere che vi ho fatto vedere. Devo togliere solamente i TV Boy per i quali proprio non posso fare, c'è un prezzo stabilito a livello internazionale, lì non posso fare nulla, quindi escludo le due opere di TV Boy, ma per tutte le altre opere, per tutte le altre opere, il primo che mi telefonerà, solamente il primo, indicandomi una delle opere che sono a vostra disposizione, indicandomi una delle opere che sono a vostra disposizione, Clea mi dirà, Clea mi dirà su quale opera voi mi chiedete un prezzo non speciale, folle, folle, e io ve lo farò. E io ve lo farò. Ma solo ad una persona. Solo il primo che mi telefonerà indicandomi
con precisione un'opera, dicendomi: io vorrei quell'opera, proponimi una follia su quell'opera. Voglio vedere chi ne approfitta. Me lo faccio amico per tutta la vita e spero che scelga un'opera che io considero vincente. Vediamo che cosa accade. Vediamo che cosa accade. Chi sarà il primo a chiedermi un qualcosa di speciale, un prezzo assolutamente fuori dalla realtà, per una delle opere che ho messo a vostra disposizione, ve lo ripeto, escludendo le opere di TV Boy sulle quali non ho autonomia, sulle quali non ho possibilità. Allora, chi ne approfitta? Chi è il vincente della serata? Chi è colui che mi dirà: desidero possedere quel quadro, dammi un'opportunità del tutto particolare. Vediamo. Nessuno mi chiede nulla? Strano, 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 strano. Di solito quando faccio una proposta del genere c'è proprio la partecipazione. Allora, Franco, abbiamo in ordine di arrivo la richiesta per l'8 di Tedeschi. Il numero 8 di Tedeschi. Poi la rondine gialla. In ordine di arrivo. Sì. Devo andare. E poi ti ho scritto in chat il resto, ok? Leggi la chat. E poi, scusa? Ti ho scritto sulla chat del computer. Ok, grazie. Allora, facciamo i super prezzi. Franco, scusa, finivo, poi ci chiedono per i due Garau e il Brindisi, è un lotto unico. D'accordo? Ok. Grazie. Allora, fai una follia, fai 4.008 tutti e tre. Fai 4.008 i due Garau e il Brindisi. D'accordo, allora attendiamo, sì. Ok, praticamente ti regalo tutto. Ok. Praticamente ti regalo tutto. Poi, se vuoi... Poi abbiamo Tedeschi, esatto, questo inquadrato ora. Il Tedeschi, sai che c'è? Che il Tedeschi l'hai messo proprio un prezzo piccolo, piccolo. Altrimenti, buonasera. Il Tedeschi l'hai messo un prezzo piccolo, 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 piccolo. Fai così. Conto fino a tre, eh? Il Tedeschi, conto fino a tre,
Chiedi a Clea il prezzo assurdo che gli ho scritto per il Tedeschi. Chiedi a Clea il prezzo assurdo che gli ho scritto per il Tedeschi. Una follia, pubblicato a piena pagina, clamoroso, l'opera più importante esposta in occasione della mostra alla Biennale di Venezia a Sanserbo. Già vi hanno chiesto un prezzo piccolo, 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 piccolo. Io vi sto proponendo un prezzo assurdo. Ve l'ho detto, stasera, non vi favorisco come Gabriele non può favorirvi. Quindi vi metto letteralmente nella condizione di fare l'acquisto della vita. Prendete le opere ancora disponibili di Dozio, prendete le opere ancora disponibili di Tedeschi, prendete le opere di Mambor, prendete le opere di Garau, di Raccagni, c'è quell'Hermann Nitsch, che è una gemma, che è una gemma, ma prendete uno dei più grandi artisti internazionali, un artista che ha mercato in tutto il mondo, una delle 50 opere più amate, più preziose sul piano dell'esecuzione e sul piano del rapporto proprio di creativo che Hermann Nitsch abbia eseguito nella sua vita. Datemi retta, prendere questo gioiello significa investire su un artista enorme. Questo lo pagherete più di un tapis. Quest'opera di Hermann Nitsch, la pagherete più di un'opera di Tapies. Datemi retta, è il momento di approfittare, di quanto sta accadendo. Clea, te l'ho detto al Tedeschi, fai. Clea. Di quel quadro Franco, lì fai scusa, ero al telefono allora. Non l'ho sentito. 3.500, via. Follie, 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 3.500. follie, 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 le Aspetta, Franco, follie ma più. è per il numero 8 che ti ho chiesto io? Come? Io Sì, ti ho sì, chiesto sì, sì. 3.500 per l'8? Sì, ma un momento Ok, proprio. sei registrato Non lo dica a tanto, quindi. nessuno, l'abbiamo detto a Infatti, tutti. infatti, grazie. Non lo dica a nessuno. Amici, vi sto facendo dei prezzi assurdi. Ti sto facendo dei prezzi irreali. Approfittane, approfittane, momenti del genere devono essere i tuoi momenti vincenti. Iperveloci, iperveloci, iperveloci. Dovete prendere tutto, dovete con i prezzi che vi sto proponendo, letteralmente non mi dovete lasciare un quadro. Allora, c'è quella rondine di Dozio del 67, ci sono i due neutrini di Dozio che non vanno perduti per
per nessun motivo al mondo. E l'itinerario di Mambo? E quell'itinerario clamoroso di Renato Mambo? Dai, amici, sono momenti, vince. Poi quello che non capisco, come fate a perdere l'opera fotografica, quel Cucire le stelle di Renato Mambo? Lì veramente non lo so. Una delle opere più intelligenti. Pensate a quello che si realizza oggi. Pensate a quelli che sono gli artisti più famosi di oggi. Questa performance fotografata è del 1968. E poi andiamo a vedere le Biennali di Venezia nel 2019 e vedete che concettualmente quando vi dico che Mambo è l'artista della sua generazione, il cui pensiero è l'unico artista della sua generazione il cui pensiero sia di attualità totale, questa è la dimostrazione. Questa è una performance realizzata nel 68 e fotografata nel 68, pubblicata così, ma chi l'ha pubblicata così? Vedi, questo libro, te lo faccio vedere perché sennò qualcuno pensa che dica questo è il museo di Villa Zito, dove si è svolta la mostra di Mambo l'anno scorso, e questo libro è presentato da Alberto D'Ambrosio, uno di quei critici giovani che vi dico adoro. I testi sono di Maurizio Calvesi, di Alberto D'Ambrosio, di Achille Bonitoliva e di Jorge Fernández Torres. Per chi non lo sapesse, Jorge Fernández Torres è il mitico direttore del Museo LAM a Cuba, consigliere del MoMA, del Guggenheim, quindi una delle personalità più importanti della storia contemporanea. E non è finita. Qui vi ho fatto vedere la pubblicazione, ma il testo sulle foto di Mambo nel libro, il testo sulle foto di Mambo nel libro. Franco, scusa, è stata confermata la rondine di Dozio. Quale, scusami? La rondine, la numero uno. Ah, la rondine di Dozio, complimenti un milione di volte. Eccolo qui, il testo sulle fotografie, una vita al limite nello scorrere dell'esistenza, è di Jorge Fernández Torres. Quindi questo è fondamentale. E Jorge Fernández Torres nel testo parla proprio di quell'opera. Dice: bisogna segnalare quattro opere che esprimono pienamente lo spirito di questa serie. Mi riferisco ovviamente ad Aereo Mandala, Cucire le stelle, più vicino al centro tra loro, Un cancello sul mare. Queste opere rimandano agli interstizi del senso dell'oggetto che incontra nel dettaglio un modo di rileggersi, eccetera, 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 eccetera. E poi cita Duchamp, cita
i più grandi della storia. Questa è l'ultima opera fotografica che potete comprare di Renato Mambor. Poi, queste stesse poche opere, io ve lo dico, per ciascuna, praticamente sono 8 azioni fotografate, 8 ambienti fotografati. Di ogni opera esistono 6 esemplari, 6. Di ogni opera, di quest'opera, esistono 6 esemplari al mondo. Una è all'archivio Mambor, una è nella collezione dei miei figli e 4 sono a disposizione del mondo. Avete idea di quello che sarà il prezzo di queste opere? E oggi avete l'opportunità di prendere delle opere di Mambor di questo livello a cifre inesistenti, a cifre che non hanno ragione di essere. Perdere quella gemma di Mambor e perdere le opere di Dozio, ci sono ancora 2 neutrini a vostra disposizione. E perdere quelle opere di Tedeschi, ci sono i 2 neutrini al numero 2 e al numero 5. Ci sono i 2, non perdeteli. Ve lo dicevo per le opere più belle di Manzoni, ve lo dicevo per le opere più belle di Boetti. Dozio costerà più di Boetti. I neutrini di Dozio restano incancellabili nella storia dell'arte universale. Tu stasera puoi prendere ancora il numero 2 e il numero 5 a prezzi inesistenti. A prezzi inesistenti. Non fare delle follie, dammi retta, non c'hai una lira, una volta nella vita, vuoi essere vincente. Queste opere prendile, conservale gelosamente. Se farai la follia, oggi le paghi 10, se farà la follia che tra un anno, 2 anni ti offriranno 30 e le venderai, farai come mio nonno con i 2 Modigliani che per tutta la vita lo ha raccontato. Butti via una fortuna. Queste opere rappresentano una fortuna storica, una fortuna economica. Non le perdere per nessun motivo, lo sto dicendo per te. Come 40 anni fa, quando ho cominciato la televisione, ti dicevo, è inutile che mi spendi 200 milioni delle vecchie lire per un Campigli. Compra a 15 milioni delle vecchie lire una straordinaria opera di Burri, una strepitosa opera di Fontana. E ti facevo spendere non 200 milioni, ma 15-20 milioni. Oggi quel Campigli che allora pagavi 200 milioni delle vecchie lire, oggi costa 150 mila euro. Quel Burri, quel Fontana che compravi
non con 200 milioni delle vecchie lire, ma con 15-20 milioni delle vecchie lire, oggi costano 4 milioni e 8 milioni di euro. Questa è la differenza tra comprare gli artisti che offre il mercato al massimo del prezzo, pubblicizzati da tutti gli operatori commerciali, da tutti i mercanti, e invece comprare gli artisti che hanno già un valore museale, un valore storico accertato e che oggi appaiono sul mercato e diventeranno i protagonisti del mercato dei prossimi 40 anni. Dozio e Tedeschi, Mambor non ne parlo proprio perché se li mangia tutti, se li mangia tutti. Ma Dozio e Tedeschi sono due straordinari protagonisti che oggi hai la fortuna di comprare. Di Tedeschi ti sto facendo vedere quattro opere pubblicate dalla Biennale di Venezia, pubblicate sul libro della Mostra Veneziana. Quindi quattro opere di quelle indimenticabili. Di Dozio ti ho fatto vedere cinque opere da sogno, ne sono rimaste due. Non perdere queste opere. Oh, guarda, hai una ventina di minuti, è 24-23 minuti. La trasmissione sta finendo. E quel piccolo Hermann Nietzsche ne vogliamo parlare? E quelle opere di Garau? E quel gioiellino di Brindisi vero che ti sto regalando? Sono momenti straordinari, sono momenti clamorosi. Che o hai l'intelligenza di sfruttare a tuo vantaggio, oppure li perdi per sempre. Oppure li perdi per sempre. Anche perché non credere che domani ti darò queste opere ai prezzi particolari che ti sto facendo stasera, che ti sto facendo in questo momento, perché domani queste opere saranno già comprate dai mercanti e tu hai l'opportunità di approfittare di prezzi clamorosi, di prezzi straordinari e quell'opera assolutamente preziosa di Hermann Nietzsche. Che stai facendo? Cosa stai perdendo? Cosa stai perdendo? Cosa stai combinando? Mamma mia, che cos'è di bello! Allora, siamo in dirittura d'arrivo. Inutile dire che tocca a voi. Mi piacerebbe, ve l'ho detto fin dall'inizio, per me rispondere alle vostre domande è un piacere, è una gioia, è fondamentale. E poi in una serata del genere, nella quale vi sto coccolando, dandovi la possibilità di acquisire delle opere formidabili a condizione di prezzo totalmente inesistente, a condizione di prezzo letteralmente assurde, assurde. Io mi raccomando a voi, letteralmente mi sto raccomandando a voi. Le opere che vi sto facendo vedere stasera, perderle alle condizioni di prezzo che vi sto proponendo è inammissibile. Pazzesco.
Poi favorite i mercanti, perché loro comprano, investono e straguadagnano. E poi voi comprerete dal mercato e farete straguadagnare il mercato invece che straguadagnare voi. Ma questo è accaduto da quando ero bambino, e per convincere qualcuno di voi ad essere vincente ce ne vuole. Non c'è niente da fare. La voce di 90 persone, se tu oggi vai a interpellare 100 mercanti, 95 ti diranno nomi che dicono tutti. E naturalmente sentire 95 persone che ti ripetono gli stessi nomi, e poi ce n'è qualcuna, 4, 5, che ti dicono nomi diversi, tu tendi a credere ai 95, ma sei un pollo, perché il mercato funziona così. Il mercato cerca consumatori finali, perché quei 95 mercanti ti indicheranno quei nomi che, sui quali loro hanno investito prima e che oggi ti vendono, hanno reso popolari, hanno reso visibili e oggi ti vendono al prezzo massimo di mercato, perché tu sei un consumatore finale. E non credere al mercante amico. Non esiste il mercante amico. Il mercante deve fare gli interessi della sua azienda. Non esiste. Se è amico ti farà perdere di meno, ma non ti fa guadagnare di più. Io ho sempre fatto il presentatore. Non ho mai avuto un'azienda mia. Quindi le cose te le posso dire per come sono. Perché se tu compri Tizio o Caio, per me è assolutamente indifferente. Capisci? E quindi ho la libertà, come ho fatto in passato e te l'ho dimostrato in 38 anni di televisione e in 60 anni di commercio, ti ho sempre messo sulla strada giusta. Anche perché per me non è che se tu compri oggi il quadro da 200.000 euro o ti compri il bambù giusto che costerà 10 volte di più del quadro che compri da me a 200.000 euro, io non è che guadagno 1.000 euro in più, capisci? Quindi io il consiglio disinteressato te lo posso dare, un mercante no. E poi ho sempre studiato, quindi cerco di indirizzarti dal punto di vista museale e dal punto di vista qualitativo. Non c'è un'altra televisione che ti mette a disposizione le opere che vengono dai musei, che vengono dalle biennali, ma non i nomi che vengono dai musei e che vengono dalle biennali, i quadri. Le due opere di Mambor che vedi stasera sono tutte e due strapubblicate a livello museale. Le quattro opere di Tedeschi che hai visto stasera sono tutte pubblicate sul libro della grande mostra a San Servolo tenuta durante la Biennale di Venezia. Qual è? Questo è 100 volte di più dell'archivio, perché nell'archivio di un artista ci sono le opere indimenticabili e ci sono le opere banali.
un catalogo generale, che sono quelli che io odio, non fanno differenza tra un capolavoro dell'artista e un quadro d'atelier dell'artista. Una pubblicazione di una mostra alla Biennale, c'è una differenza qualitativa pazzesca. Alle mostre alle quali partecipano, alle mostre che sono visitate dai più grandi direttori di museo del mondo, l'artista mette sempre il meglio della sua produzione, non certamente le opere d'atelier, non certamente Franco, le scusa, possiamo opere. tornare un attimo su Hermann Nietzsche? Come no, volentieri. Torniamo su quel gioiello di Hermann Nietzsche e non perdetelo. Ora ci E torniamo dopo. non perdetelo, è letteralmente una preziosità. È letteralmente una clamorosa preziosità. Bello da impazzire. È qualitativamente È importante. confermata, Sono le grazie. opere, grazie. Sono le opere delle grandi mostre, sono le opere internazionali, sono le opere che restano, come quei due gioielli di Garau. Io delle volte non vi capisco, vi sto chiedendo delle cifre inesistenti per quelle gemme di Garau. Perché perderle? Perché perderle? Perché perderle? Io non vi capisco. Letteralmente non vi capisco. Prendete i quattro quadri pazzeschi di Fabrizio Tedeschi e prendete i due neutrini che ci sono ancora di Angelo Dozio. E poi naturalmente le opere di Mambor. E poi naturalmente le opere di Mambor. E poi naturalmente le opere di Mambor, ci tengo da morire. Amici, quando rivedrete i rulli di Mambor del 67-68 che hanno dato inizio all'arte povera, amici miei, allora mi direte: ah, ma lo sai che quando tu facevi il matto per farmi comprare un'opera di Mambor, un itinerario di Mambor di quel livello, io ho comprato da te un meraviglioso Bonalumi a 150.000 euro. Io ho comprato da te una deliziosa opera di De Chirico a 130.000 euro. E io ti dico, io ti ho ringraziato perché mi hai comprato il Bonalumi, perché mi hai comprato il De Chirico, perché hai speso cifre importanti, ma ti dicevo di prendere il Mambo, sul quale non spendevi né 150 né 200 né 120 mila euro, spendevi una cifra molto più piccola e ti mettevi in casa l'opera di un artista che arriva inevitabilmente
ai record price assoluti per un artista italiano sul mercato mondiale, Modigliani compreso. Chi compra queste opere di Mambo non si rende conto di quello che mette da parte, della fortuna che ha, della fortuna che ha. E oggi, ve lo dico francamente, io lo dico, io arrivo a consigliare chi deve realizzare denaro immediatamente, gli consiglio di perdere su quadri comprati da me, ma non vendere mai un'opera di Mambo. È Mambor sarà pagato quanto oggi non è pagato nessun artista italiano sul mercato mondiale. Queste parole ve le dovete ricordare. Queste parole ve le dovete ricordare. Lo so che oggi quando dici a un altro mercante Boni ha detto questo, quello sorride, fa il grande, ma è lo stesso fregnone, tranne pochi, che quando vi dicevo che Manzoni sarebbe arrivato a milioni, che quando vi dicevo che dovevate comprare Burri e non Cassinari, lui ti consigliava Cassinari. Ricordatelo, è lo stesso frescone, magari anche ricco che si dà le arie di uomo che sa, ma ricordati, è lo stesso frescone. Non perdere quelle opere di Mambor, non perdere quelle opere di Mambor, è la tua rovina culturale, è la tua rovina economica. E sono due opere importantissime, perché sono due opere museali tutte e due, eh? Sono due opere museali tutte e due. E i rulli sono la matrice culturale che suggerisce a Celant l'arte povera. Comunque, per me è stata una gioia condurre la trasmissione di questa sera, per me è stata una gioia mettere a vostra disposizione delle opere di questo livello, di questa qualità, di questa importanza. Qualcuno ne ha intelligentemente approfittato, qualcuno ci sta pensando un pochino troppo e sta perdendo quelle grandi opportunità che assolutamente non dovrebbe perdere, che assolutamente non dovrebbe lasciarsi sfuggire. Clea, cosa mi dici di bello? Cosa stai facendo? Eccomi. Sei Franco. Impegnata? Sì, sto sistemando. Stai sistemando il tutto. Vedi che quando fai le offerte straordinarie, come quella che ho fatto sul Garau, eccetera, non l'hanno accettata. Però per Dozio sì. Sì, tutto quello che vuoi, ma ti rendi conto che quando fai un prezzo impossibile, come abbiamo fatto per Tedeschi, come abbiamo fatto per Garau, la gente... Ma Tedeschi quasi in conferma, l'amico Giuseppe invece per la coppia di Garau e Brindisi no. Che vuol dire quasi? Che c'è un pensiero profondo? Sì, no, è quasi in conferma, sto aspettando solo l'ok, si è assentato il cliente un attimo.
Sto aspettando l'ok su WhatsApp. Ho capito. Però la mia esperienza mi dice, Clea, che quando tratti una persona al limite dell'impossibile, ti dice no. Fare un prezzo straordinario è un errore cosmico. Non è vero, è non sempre. Non sempre, ma diciamo che c'è un'alta percentuale di errori cosmici. Comunque, Franco, la metà delle richieste di stasera sono per l'opera che hai alle spalle tu. Fai qualcosa. L'opera che ho alle spalle mie non è mia, l'opera che ho alle mie spalle. Ecco, ho detto a tutti che è tua, io penso un po'. No, lo è stata, perché devi sapere che quello che ho messo da parte in tanti anni di lavoro l'ho già dato ai miei figli. Quindi non è più mia, perché è dei miei figli, è dei miei figli. E praticamente tu pensa, Clea, che quest'opera l'ho comprata nel 63-64, avevo 20 anni. Scusate se vi interrompo, però manca un minuto. Manca un minuto. Allora, Clea, ne approfittiamo, ti faccio. È andato in conferma anche il Garau, Franco, il numero 13. Complimenti, gran quadro, veramente bello. Allora, amici, Clea vi saluta, io vi saluto, permettetemi di ringraziare, come di consueto, i miei collaboratori che faccio impazzire con la penna, con il microfono che uso male, con tutto quello che non dovrebbe fare un presentatore e io faccio. Quindi, coi pugni sul computer. Con loro. E poi il computer che non lo so usare, quindi mi scuso con loro e loro mi aiutano e fanno veramente l'impossibile. Quindi un grazie a loro, grazie a voi per la vostra attenzione e naturalmente c'è un fine settimana scintillante, no? Domani ci saranno i quadri antichi, quadri moderni che presenterò io, quadri moderni che proporrà Gabriele, quindi domani giornata molto molto piena, seguiteci, state con noi, grazie della vostra attenzione, con tutto il cuore, alla prossima.